Hiroyuki Ito, potremmo dire un nome, una leggenda all'interno dell'organico Square. Ma se invece le leggende fossero due? Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di qualcosa che vedo spesso portare confusione, abituati magari a leggere i titoli di coda senza pensarci troppo e associando il nome alla persona. Sappiamo che se leggiamo il nome di Kitase stiamo parlando di lui. Discorso diverso invece per Hiroyuki Ito. Potevamo vederlo nei titoli di coda di Final Fantasy XII e quelli di The World Ends With You, due titoli diversissimi. Ed infatti le persone sono diverse. Ma facciamo un passo indietro. Hiroyuki Ito, con nome scritto come vedete in sovrimpressione, entra in Square nel 1987, anno d'uscita del primo Final Fantasy. Passerà alla storia per la creazione dell'Active Time Battle, oggi uno staple di buona parte dei giochi di ruolo di casa Square. Da lì in poi la sua carriera sarà piena di successi. Abbiamo il job system personalizzabile di Final Fantasy V, sarà director di Final Fantasy VI insieme a Kitase, tornerà a curare il battle system di Final Fantasy VIII e Final Fantasy Tactics e tornerà a dirigere con Final Fantasy IX. In più, a seguito dell'abbandono di Matsuno, diverrà director di Final Fantasy XII. L'ultimo suo prodotto è Dungeon Encounters, uscito nel 2021 su tutte le piattaforme, un RPG minimale in cui possiamo assaporare appieno lo stile e la creatività del geniale designer. Uno dei migliori, se non il migliore, di casa Square. Contemporaneamente, Square avrà a che fare con un altro Hiroyuki Ito, con un nome che si scrive però in maniera diversa e che in caso potete trovare anche su Twitter, o X, col nome Lin Suzu. Questo Ito non lavora all'inizio per Square, bensì per Jupiter, società notoriamente associata ai giochi Picross. Square e Jupiter realizzano nel 2004 Kingdom Hearts Chain of Memories. Tra i programmatori principali del prodotto troviamo il nome di Hiroyuki Ito, appunto lo sviluppatore Jupiter, differente dall'Ito citato prima. Qualche anno dopo, Square e Jupiter avrebbero collaborato nuovamente per The World Ends With You. Ito in questo caso copre la carica di Planning Director. A seguito di ciò, Ito lascia Jupiter per entrare direttamente in Square. Da adesso, di fatto, ci sono due persone con lo stesso nome, o per essere precisi con la pronuncia uguale del nome, in azienda. Ito continuerà a lavorare a Kingdom Hearts e alla serie di Twewi. L'ultimo suo prodotto è Neo The World Ends With You del 2021, in cui copre una delle cariche più importanti, ossia quella di Director. Un nome, due differenti persone, due percorsi diversi. Se da un lato abbiamo il leggendario game designer che ha creato in parole povere buona parte del successo di Square, dall'altro abbiamo un developer entrato in azienda dopo alcuni lavori congiunti, lavorando a stretto contatto con Nomura per i suoi prodotti principali. Non era strano leggere in giro una versione in cui le due personalità si fondevano, in cui l'Ito più anziano avesse lavorato anche ai Twewi o ai Kingdom Hearts? E invece no, due personalità diverse con percorsi lavorativi diversi, finiti entrambi sotto l'egida Square Enix. Bene, spero che questo video possa essere d'aiuto e che vi sia piaciuta questa ulteriore curiosità sull'organico Square. Io vi ringrazio per essere stati presenti, come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo al prossimo video!